per tre anni ha ignorato la crisi, l'ha negato che ci fosse, che due mesi fa parlava di ridurre la pressione fiscale e che adesso mette pesantemente le mani nelle tasche degli italiani, in particolare di quelli che pagano già le tasse, perché non colpendo i patrimoni ma le dichiarazioni dei redditi colpisce chi paga già e non colpisce chi da sempre evade. Questo è un paese che ha 125 miliardi all'anno di evasione fiscale, una cosa enorme, sì, che ha fatto rientrare i capitali all'estero con una percentuale irrisoria, 5%, almeno la fa pagare 26%, sì. Basterebbe questo per fare la manovra. Sì. E che poi taglia dei comuni che io visito tutti i giorni, che hanno un dipendente, mezzo dipendente, due dipendenti, che magari hanno pochi abitanti, ma specialmente in Liguria governano ettari e ettari di territorio. Santo Stefano d'Aveto non ha tanta gente, ma se togli quel presidio lì si torna da capo, si abbandona tutto. Cioè, noi abbiamo bisogno di recuperare queste valli. La Liguria sta facendo uno sforzo enorme per far tornare la gente, per investire. Si toglie il presidio dell'anagrafe, del comune, del sindaco. Sono i sindaci che non guadagnano una lira questi. Cioè, un Parlamento con 1000 persone unico al mondo taglia il comune di Rondanina. Questa è l'Italia che viviamo in questo momento.